Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati e bentornati. Se è la prima volta, benvenuti nel canale di Milan Inside. Oggi ragazzi siamo qui con questo video pre-partita di Milan-Bologna. Prima di cominciare però ragazzi, vi ricordo gentilmente di lasciare sempre un like al video, iscrivetevi al canale di Milan Inside e seguiteci su tutti i social e vi ricordo il sito internet www.acmilaninside.com. Oggi ragazzi partita importante che acquista maggiore rilevanza in virtù della sconfitta di quelli là di ieri e in virtù anche dello scontro diretto che ci sarà tra Juve e Roma, quindi su qualcuna bisogna guadagnare punti e per questo serve una vittoria. Vi ricordo sempre chi siamo noi, siamo i campioni d'Italia in carica, non dimentichiamocelo e facciamolo valere. Milan che si appresta ad affrontare questa partita con il solito modulo, con il 4-2-3-1 schierato da Mister Pioli, quale però ieri in conferenza non ha chiuso le porte ad altre soluzioni in futuro, perché quando gli è stata fatta una domanda su Adli ha detto chiaramente che è difficile al momento vederlo nei due di centrocampo, è più adatto a fare eventualmente una mezzala in un centrocampo a tre. Chiaro che Adli non si può diciamo abbandonare, motivo per cui dovrà giocare, quindi a questo punto o lo vedremo qualche volta sulla tre quarti o magari quando si cambierà, diciamo per qualche partita il modulo, mezzala in un centrocampo a tre. Detto questo, ragazzi, andiamo con la probabile formazione. Blocco difensivo e di centrocampo confermato. Quindi Maignan da destra verso sinistra, Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez. Centrocampo Tonali e Bennacer. Sulla tre quarti dovremmo trovare una barra due novità, ma una è grandissima perché dovrebbe vedere l'esordio da titolare del principino Carletto De Ketelaere, come volete chiamarlo, chiamatelo, noi lo chiameremo principino Carletto. Quindi al centro della tre quarti con a sinistra Leao, e probabilmente qui vedrete la destra, ma se questa è una fede, quindi è a sinistra Leao, a destra il solito ballottaggio Messias Selemakers con il brasiliano in vantaggio. Davanti, punta centrale, grande indicazione del mister ieri, sempre in conferenza, quando ha detto che giocherà a titolare uno tra Giroud e Origi. Quindi c'è questo ballottaggio, sembra essere davanti Oliviero, Bomber Vero, Giroud. Una partita che dicevo prima è importantissima perché è da non sbagliare, sia perché già c'è stato un pareggio la scorsa giornata, sia perché, come dicevo all'inizio del video, è un turno di campionato che vede degli scontri tra le grandi e quindi bisogna approfittare. E sarà anche una partita speciale perché giocheremo con la terza maglia, quella che è stata pubblicata, ufficializzata nell'ultimissimo periodo, per intenderci quella verde oliva, definita così, che farà giusto appunto la comparsa stasera. Mi viene in mente che nell'ultimo Milan Bologna dell'anno scorso fu presentata anche la maglietta, quella con diciamo la parte bianca alta della maglietta, no? Che non portò benissimo visto lo 0-0. Però va bene, queste poi
sono lati scaramantici barra mitologici quasi, per cui c'è chi ci crede, c'è chi no, però tant'è, rimane lì e amen. Detto questo, andando avanti ragazzi, in mattinata sono usciti anche i calendari di Champions, del girone Champions, per cui esordiremo settimana prossima, mi correggo, tra 2 settimane perché ci sarà il turno infrasettimanale, poi il derby e poi la Champions. Primo turno fuori casa in Austria col Salisburgo. L'ultima è in casa con la Dinamo Zagabria. Ve le dico in ordine, avremo prima fuori casa in Austria con Salisburgo, poi Milan Zagabria, Dinamo Zagabria. Poi ci sarà Chelsea Milan, Milan Chelsea. Sì? No, mi sono sbagliato. Pardon, ragazzi, pardon. Sì, no, non mi sono sbagliato. Chelsea-Milan, Milan-Chelsea, poi c'è la trasferta in Croazia a Zagabria con la Dinamo e l'ultima la chiudiamo in casa con Salisburgo. Ok. Mi sono ripreso, perdonatemi questa deviazione, questo piccolo impappinamento, ma tant'è, raga, il girone è affrontabile ed è passabile. Non farlo sarebbe colpa nostra, ma sarebbe una delusione. Questo è quanto, ragazzi. Vediamo poi quali saranno le scelte finali ufficiali di Mister Pioli, però l'importante, ripeto, è portare a casa i 3 punti. Speriamo anche di mantenere la porta inviolata perché un po' di fastidio questi primi gol, diciamo questi gol nelle prime 2 giornate, personalmente me l'hanno data. Ero abituato a una quasi impenetrabilità della difesa, motivo per cui non mi hanno fatto piacere questi gol subiti, quindi speriamo anche di tornare a mantenere la porta inviolata. Questo è quanto, ragazzi. Vi ricordo ancora una volta di lasciare like al video, iscrivetevi al canale sia qui sia su tutti i social di Milan Inside, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram e il sito internet www.acmilaninside.com. Bellissimo, meraviglioso, sempre in costante aggiornamento. Questo è quando, ragazzi, vi ringrazio ancora. Ci vediamo nei prossimi giorni, domani, barra, dopodomani, per analisi e pagelle. Ciao ragazzi e sempre Forza Milan.